Buonasera, anch'io sono un volontario. Allora, brevemente, la cosa su cui volevo parlare un pochettino stasera a voi comincerebbe un po' così, diciamo. Nella Reggia erano tutti un po' preoccupati. Gli induini si interrogavano. Cosa sta succedendo a quel poveraccio? Menelao andava avanti e indietro, interrogava gli dèi. Nessuno sapeva rispondere. Ogni tanto qualcuno diceva, si ferma negli angoli e sembra che parli con la parola greca è kolossos. Ma chi gli rispondeva? Il testo, i filologi ce lo dicono, è incerto. La parola kolossos a quell'epoca voleva dire di tutto, ma spesso voleva dire una presenza incorporea, sottile, filiforme. Il kolossos è anche quella creatura che è sospesa sulla testa di Penelope, sulla testa naturalmente anche della fanciulla di Nausicaa. Kolossos, però per noi kolossos vuol dire qualcosa di un po' diverso. E poi che colosso era quello che era rimasto nella Reggia? Perché lei, lo sappiamo tutti, lei non si fa portare via dal più bell'uomo del suo tempo. Lei con passo sicuro e tenendogli la mano attraversa il ponte che la porta sulla nave. Quindi lei si porta dietro Paride, l'uomo più bello del suo tempo, e Menelao rimane solo a casa. La parola Colossus rimane in sospesa, i colossi di Memone che si lamentano all'alba perché c'è la fessura e tutte quante queste storie su arpe eoliche, non arpe e non eoliche. Quella piccola cosa con cui volevo cominciare appunto era un problema di dimensioni, di grandezze. Qualche volta sembra, e il testo lo dice, che la testa della più bella donna del tempo, sfiorasse il fastidio del tetto. Altre volte sembra che loro si parlino, scusate l'espressione un po' texana, eyeball to eyeball, allo stesso livello. Quanta era grande l'immagine di Elena. Allora, cominciamo a vedere le cose. Come mai lì c'è una cosa che qui non c'è? Eccola. Bene, eccola che è arrivata la cosa che qui non c'è. Misurare una bella fissazione, diciamo, degli esseri umani è un'attività simpatica, ci vogliono tante convenzioni ed è chiaramente un problema linguistico. In questo caso particolare, questo si chiama simplegma fra un satiro e una ninfa dell'Altersmuseum a Berlino, direi cosa misurereste? Dove mettete il righello di plastica? Cosa misurate? L'altezza? Oppure l'aria che c'è tra le braccia della ninfa e le gambe del satiro? Misurate che cosa in questo caso? Qualcheduno che si interessa di aste, che si interessa di, chiamiamola, storia dell'arte, che si interessa di assicurazioni soprattutto, cioè sì, quel Monet è 12 centimetri, 144 centimetri quadrati, oppure l'attraversamento del Potomac era 6 piedi per 15 piedi. Grazie, piedi quadrati quindi, giustissimo. Dato importante, dato utilissimo sapere qual è l'area dell'attraversamento del Potomac, però dinanzi a questo oggetto la parola misurazione comincia a mostrare un po' di incertezze, un po' di... La prossima? La faccio andare io? Sì, la faccio andare io. Questo oggetto, per esempio, è bidimensionale, diciamo così, mettiamoci su questo mondo, diciamo un pochettino pre-Alice, ecco. Cosa si misura qui? Certo, ovviamente, uno va a misurare tanti piedi per tanti piedi, ma ci si rende conto in realtà che per misurare qualcosa lì bisogna sapere cosa c'è scritto, bisogna sapere che cosa, dove appoggiare il righello, da che punto a che punto. Quando Leonardo pubblica l'uomo, diciamo vitruviano, ha tanti modi diversi per misurarlo con le parole. Da una parte dice tra il
mignolo di una mano, nel mignolo ci stanno tanti piedi, tante cose. Oppure la distanza tra A e B, oppure, cioè qualche volta sembra che uno debba prima misurare un punto, poi camminare, arrivare all'altro, chiamiamolo punto, poi tornare indietro e fare una specie di differenza. Per esempio, in questo caso è un po' imbarazzante dire a Jackson Pollock: scusi, mi permette di misurare qualcosa di quello che lei ha fatto? In realtà la misurazione c'è, tutti quanti lo vedete benissimo, sono le mani di Jackson Pollock. In quella parte lì, in alto a destra, vediamo chiaramente che lì c'è un'unità di misura. È probabile che Mr. Norman Rockwell, uno dei più astuti e disonesti e raffinati illustratori americani, pensasse a Mr. Alfred Hitchcock di fronte a in questo quadro, in realtà, come sapete, sono le copertine del Saturday Evening, in cui questo signore, questo Hitchcock looking like person, sta considerando dove guardare, che cosa andare a vedere, non proprio misurare, diciamo, però l'attitudine stessa indica una certa incertezza. Questo è Possagno, il museo che Carlo Scarpa, diciamo, dedica, se vogliamo, a Antonio Canova, e questo è l'unico pezzo che rimane del monumento a George Washington. Il monumento a George Washington va in pezzi, brucia, non rimane più niente. A un certo punto, dopo che c'è stata la devastazione nel luogo sacrale, diciamo, americano dove era stato messo, dopo che viene tutto ashes praticamente, si presenta un artista inglese, americano, un certo Bill Hughes, che dice: ah, ma giusto io, raccoglie un po' di cose, si fa dare un $150 e scompare. Never to return. Tutto quello che rimane, diciamo, è questo. E in questo caso particolare sappiamo che il nostro George Washington sta scrivendo Farewell, no? L'addio alla nazione. Quanto è grande? Ma è normale, è grande come è grande un signore che se si alzasse in piedi sarebbe, diciamo, come noi, e sarebbe una statua full size, una statua regolare. Ora mi domando, quanto avrebbe potuto essere grande una statua di Hitler, ma anche di Goebbels, ma anche di Göring? Tutto sommato questi signori erano onnipotenti, erano al centro di un immane impero tecnologico e culturale, non credo che sarebbe stato difficile fare una statua. Eppure non c'è nessuna statua di questa gente, tridimensionale. Avevano paura di vedersi in 3D? Cosa è successo? Perché non è stata fatta? E ancora più strano, un altro uomo quasi onnipotente e un vittorioso in questo caso, è un vincente, Sir Winston Churchill. Voi lo potete incontrare in bronzo, alto un po' meno di me, tracagnotto, per le strade di Toronto, per esempio, mentre incede con il suo ombrello e la sua bombetta. Di questo c'è la statua in 3D, di quell'altro non c'è niente. Vabbè. Un signore che è un perdente aveva progettato Benito Mussolini e aveva cominciato a far costruire delle statue fino a 12 metri di altezza in bronzo, che non vennero mai in realtà assemblate. E poi c'è la famosa Sfinge, diciamo, libica, che è stata scolpita all'ingresso di quello che era potuto essere la grande autostrada, diciamo, del Mediterraneo del Sud. In questo caso, per esempio, non c'è nessun problema. La grandezza dell'uomo, la sua posizione sociale, storica, aveva prodotto un'immagine enorme, intenzionale o no, questo poi sono fatti puramente casuali della storia, in altri casi invece immagini piccole. E invece un signore onnipotente, assolutamente onnipotente, si fa riprendere con esattamente la stessa altezza degli altri suoi vicini in un posto chiamato Arapacis, tanto che non si distingue da lontano chi sia Augusto, dai suoi dipendenti, dai suoi, diciamo, complici, esattamente no, dai suoi collaboratori. C'è un bambino piccolo che dà le mani a un senatore, ma sono tutti alla stessa altezza. Augusto non è più alto degli altri. E
Naturalmente Traiano sulla colonna, sì, qualche volta qualche millimetrino più alto di dei centurioni, dei suoi diciamo, assistenti più vicini, ma astutamente, diciamo, il maestro delle opere Traiano, per dirla con la terminologia classica, lo mette su un montarozzo, ecco, giusto lì. Però Traiano non è più alto degli altri. Iosif Stalin si fa ritrarre laggiù nel centro delle Asie a 15-18 metri di altezza, in granito. E Morelos, un capo della rivoluzione messicana, anch'esso sui 20 metri. È chiaro che non è banale il problema, non è una questione di limitazioni tecnologiche, di costo di manodopera, di difficoltà di trovare la gente che sappia fare le cose, di misurazione, è molto più complicato. C'è un'intersezione terrificante di variabili che tutte devono essere controllate. Deve essere visibile, deve essere dettagliato, si deve vedere da lontano, deve essere abbastanza facile da farsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andare a misurare, diciamo, un oggetto in tre dimensioni, specialmente se ha queste ambizioni narrative, diciamo, politiche, presenta dei problemi non banali, che non sono semplicemente calare il filo. E il problema di scala, che qui, diciamo, è all'uso in ovvio, ovviamente, sulla testa della Sfinge, mi porta per un istante, giusto per un istante, a discutere per un po' con voi sull'idea di scala. Alla fine del primo libro di Palladio c'è una cosa molto banale, c'è un testo in cui si introduce il secondo libro di architettura. E c'è in fondo alla pagina 4, un segmento orizzontale diviso in 6 parti, ogni parte in 12 parti, eccetera, con sottoscritto questo è il piede vicentino. Il piede vicentino è l'unità di misura di tutte quante le prossime fabbriche che l'architetto Palladio mostrerà. Pagina dopo avete la rotonda e poi comincia la storia dell'architettura, diciamo, nel senso classico del termine, basato su una scala di piedi vicentini. Se voi andate nel primo libro, non nel secondo, in cui gli ordini architettonici sono narrati con una meticolosità, una precisione, un'attenzione, una finezza di gusto straordinario, le unità di misura non sono piedi vicentini, ma sono moduli, cioè sono diametri di colonne. Tutto quello che incontrate prima del primo volume non è una misura di distanza reale, è un rapporto tra misure. Improvvisamente, diciamo, si fa per dire, dal primo al secondo volume, si passa da una misura a un rapporto di misure, ma un rapporto di misure non è una misura, è un numero, quindi è una parola. Quindi taglia attraverso una serie di cluster linguistici molto complicati, di densità linguistiche molto complicate. C'è un rilievo chiamato il rilievo di Salamina, dell'Ashmolean Museum in Inghilterra, che rappresenta un bellissimo torso maschile a braccia aperte, dentro un frontone, infatti è chiamato il Vitruvio di Salamina. Questo bassorilievo è molto bello anche anatomicamente, e sicuramente aveva un effetto cultuale, di carattere religioso, di carattere simbolico. Poi viene trovata un'altra strana lastra dentro una chiesa a Salamina da parte di un'archeologa greca intorno al 1980 che rappresenta un corpo umano smembrato. Le mani aperte, l'avambraccio, il piede, il polpaccio, tutti separati fra di loro, come una tavola anatomica. È chiaro che questo secondo oggetto è un oggetto professionale, misurativo, pragmatico, un oggetto, diciamo, che serve per misurare le cose basandosi su unità di misura, diciamo, normale, anatomica. La cosa strana, e adesso procediamo subito, è che nel 1766 il marchese de Sade, inseguito da 3 polizie di 3 stati, abbastanza efficienti, lo stato, diciamo, francese, poi anche la Savoia venne interessata a questo problema, poi lo Stato naturalmente Vaticano e lo Stato delle Due Sicilie, inseguito da tre polizie, diciamo, con un sacco di problemi, perché poi il 5 maggio del 66 verrà arrestato e poi verrà mandato definitivamente in Francia. Lui misura
così dice nel suo Voyage en Italie, misura i tre templi di Pestum con una precisione tale per cui nel testo testuale, manoscritto del Marchese de Sade, lui vede subito che l'intercolunnio centrale nel tempio esastilo, il tempio cosiddetto di Nettuno, è pochi pollici più grande degli intercolunni delle altre. Non l'avrà fatto lui, l'avrà fatto un prezzolato, un amico suo, non lo so, è troppo complicato e non è purtroppo il mio mestiere. Però mi domando cosa spinge una persona con notevoli difficoltà private a perdere circa una decina di giorni in pubblico, in un posto poi non tanto comodo. E se ne accorgerà Giovanni Battista Piranesi 10 anni dopo, quanto è scomodo quel posto, e se ne accorgerà Wolfgang Goethe immediatamente dopo, per misurare. Naturalmente De Sade è disattrezzato sulla storia dell'arte, sulla dell'architettura, ma lui a un certo punto scrive: come sono stato fortunato, ho visto il punto dove è nata l'architettura. Perché lui ritiene, erroneamente, adesso non stiamo a discutere, poveraccio, altri problemi, poveraccio, che lì ci fosse il nocciolo, da lì cominciasse la misurazione del concetto dell'architettura. E qui questa gente era un po' prima avanzato dei problemi. Proseguiamo un pochettino. Ora, non sempre, diciamo, l'oggetto rappresentato, torniamo alla scultura che è un fatto più semplice, diciamo, se volete, non sempre gli oggetti prodotti sono delle dimensioni giuste, troppo grandi, sono troppo piccoli, uno vuole mettere in una fontana, uno vuole mettere in una piazza, uno vuole mettere in una chiesa, quanto da lontano riesco a riconoscere, eccetera, eccetera. E quindi c'è un problema assolutamente non banale di cambio di scala. Io faccio una cosa fatta così, un bozzetto in Creta, poi lo faccio un po' così, poi lo faccio un po' così, poi lo faccio un po' così, poi vedrete i problemi e quando gli ingegneri dovranno dire la loro. L'ingegnere del ferro, dell'acciaio, gli ingegneri che sanno i calcoli, gli ingegneri che sanno esattamente cosa vuol dire il modulo di Young o modulo torsionale, ma ci aspettiamo un po'. Bene, in questo caso particolare il Cavaceppi, che è un signore che abbastanza vicino a Piranesi, rappresenta se stesso mentre sta facendo delle misure per probabilmente cambiare scala o fare una copia di una diana, probabilmente un pezzo per una fontana, una diana a teone e così via. Tutte le statue che appaiono nel disegno, e ce ne sono altre ancora più dettagliate, sono, come dire, inquadrate in un sistema, diciamo, di coordinate tridimensionali cubiche. Tutti, per carità, chiedo scusa di citare una cosa così banale, ma tutti abbiamo visto il disegno di Don Battista Alberti dell'eroe nudo con in testa una specie di pizza divisa in 360 gradi e un filo a piombo. È chiaro che questo sistema di misurazione, non inventato da Alberti, certo, è basato sul sistema di coordinate cilindriche. Questo sistema è basato sul sistema di coordinate, diciamo, XYZ, insomma, di tipo cartesiano, ma molto più raffinatamente, ed è per questo che torno indietro per un istante a Canova, il problema qui si presenta in modo estremamente elegante. Questo è un dettaglio delle tre grazie, sempre Possagno, sempre gesso, la dimensione finale è quella dell'Ermitage e quindi il cambiamento di scala è ormai 1-1. Però questo oggetto è diventato tale perché è partito da, diciamo, bozzetti più piccoli. Ora, se guardate la distribuzione dei punti, come diceva Mr. Cohen in una famosa canzone, "And if you want a doctor, I will measure every inch of you." Se avete bisogno di un dottore, misurerò ogni metro, ogni centimetro del vostro corpo, diceva Mr. Cohen. Ora, chiaramente in questo caso questi punti sono punti di repere, ma osservate una cosa, questi punti non sono distribuiti sul corpo meraviglioso di questa fanciulla in modo, diciamo, come una rete, appoggiata lì, una rete, diciamo, quadrata, una rete poligonale. No. Se osservate bene, la densità dei punti è inversamente proporzionale alla curvatura della superficie. Tanto più liscia la superficie, il gluteo destro per esempio, tanto meno punti ci sono. I punti si vanno ad addensare laddove il raggio di curvatura aumenta.
Il che vuol dire effettivamente che non è soltanto una specie di operazione fatta con un cartellino 1-1, 5 pollici, 2 once, eccetera. No, è la sensazione che per riprodurre lo stesso oggetto occorre mettere, diciamo, in software, se volete, i raggi di curvatura locali. Qualunque persona che abbia avuto un minimo, diciamo, di frequentazione con robot vision e con, diciamo, sistemi di riproduzione, sa esattamente che questa è la base elementare di un software di riproduzione, laddove la localizzazione dei punti su una superficie curvilinea è inversamente proporzionale al locale raggio di curvatura. E questo ci permette, evidentemente, di spostarci da un oggetto ad un altro, lasciandolo intatto, come dire, non è facile dirlo. Questo è ormai diventato quasi una specie di poema, una fotografia poetica, diciamo. Questo è Calder, naturalmente, ha spolito. Ma vi faccio notare un dettaglio. Quando lui scrive all'attuale, a quello che ha inventato Spoleto culturalmente, come sappiamo, gli dice: caro Talletari, ti faccio un regalo, non ti do un mobile, ti do un immobile, e quindi tu lo metterai sulle strade di Spoleto. E in questo caso non si vede, ma il modellino del Tedopolo in primo piano c'ha qui non si vede bene, ma vedete questa linea bianca sottilissima? Quando lui, e qui gli ingegneri cominciano a entrare, a misurare senza parere, aspettare, con regole in mano, che l'artista faccia il suo mestiere. Bene, quando lui porta sta roba a Little Cedar, a Genova, c'è una fotografia bellissima, famosa, che sono una specie di pranzo con gli operai che fanno la fusione, fanno la grande fusione, e c'è un giovanotto, un signore più giovane di Calder, che punta il dito su un modello in cartone. La discussione, poi è stata ritratta, fortuna, sappiamo tutto, eccetera, si basava su questo. E uno dice: ma scusi, Mr. Calder, non so, però ci sono delle tempeste molto forti anche a Spoleto. Io ho paura che il vento le pieghi queste lamine. Possiamo mettere delle costolature, possiamo mettere delle costole che vanno ortogonali alla superficie in modo da stabilizzarlo. Calder, che era intelligente, Calder che era uno scultore, Calder che era un uomo veramente, capiva, capì subito e, come sapete, se avete visto dentro l'anatomia dell'animale, ci sono tutte quante queste scanalature di acciaio che stabilizzano la struttura. Qui gli ingegneri cominciano, diciamo, a entrare nel gioco discretamente, poi lo faranno molto indiscretamente. Diciamo così, è proprio il baricentro più o meno della chiacchierata di oggi, e lo proprio deliberatamente è baricentrico. Questo è un quadro abbastanza noto per gli studiosi di arte russa dell'Ottocento, 1881, Ilia Riepin, si chiama Il visitatore inaspettato, insomma, ci sono varie versioni, e la sostanza è quella che vedete in questo momento. C'è un signore un po' malinarnese che entra in una casa ben ordinata, borghese, una fanciulla sta provando al pianoforte qualche cosa, dei ragazzini fanno i compiti, una signora di una certa età si alza, sorpresa. Bene. 1881. Nel 1951 un signore che si chiamava Alfred Ivanovich Jarbus, uno di queste persone, di questi geni, ingegneri, di questi scienziati russi che sono stati mandati a fare la settimana bianca in Siberia con tanta altra gente, questo signore qui dice: porca miseria, ma se provassimo a fotografare i movimenti degli occhi delle persone che guardano un quadro, potremmo sapere dove stanno guardando. Non è misurare, naturalmente, ma è già molto vicino. Jarbus, nel 55, a Mosca, fa un marchingegno eroico, come soltanto i russi possono fare, anche i sovietici. Inventa una macchina terrificante, terrificante. È un casco di ferro, neanche di acciaio, due dilatatori, diciamo, delle palpebre, che tengono le palpebre aperte, un fissatore della pupilla sulla cornea esterna con una goccia di
di colla, di stato, non lo so, viene fissato uno specchietto. Lo specchietto viene illuminato con una piccola sorgente luminosa, la luce riflessa dallo specchietto va a finire dentro una camera fotografica, tutto il tracciato della camera fotografica viene sviluppato, tutto questo tracciato viene ricostruito in funzione della geometria della stanza e voilà, si sa dove la persona aveva guardato, per quanto tempo, come, con che velocità, radianti al secondo, eccetera. 1955, Mosca. E lui comincia questa fase. Perché vi parlo di questo? Ma perché qui è il momento di transizione in cui era sciocco da parte mia pretendere di parlare delle misure, delle immagini senza passare, del tempo delle immagini. Perché misura senza tempo, tempo senza misura, ciccia. Naturalmente questo lo faccio un passato molto veloce. Tutti quanti i tracciati che sono sotto sono tracciati molto diversi, che non posso perdere tempo perché farvi perdere tempo per carità qui, però vedete la differenza dei tracciati dipende dalla richiesta, dal mandato. Jarbus dice: hai visto il quadro? Sì, adesso dimmi per favore, secondo te, quali sono i rapporti familiari fra le persone che compaiono nel quadro? Oppure, secondo te, da quanto tempo lo sconosciuto era assente da casa? Oppure, cosa stavano facendo prima che quello lì entrasse? Nel 55, questo che è uno sforzo sublime, diciamo, di psicologia cognitiva, è qualcosa di così sconvolgente che non si riesce neanche, viene da piangere a pensare all'altezza, diciamo, di Arbus, l'altezza intellettuale di Arbus. Ma a noi non possiamo perdere tempo. Quello che vedete è che la misurazione del contenuto cognitivo delle immagini, statica, fissa, bianco e nero, non si muove niente, non c'è cinema, eccetera, cambia secondo il mandato, perché cambia ciò che si sta misurando. Infatti, Riepin, stufo a un certo punto di tutte quante le rotture di scatole che gli danno i testi, la difesa dello slavofilo all'estero, se ne frega e produce cose meravigliose, divertenti così, che se ne frega. 1908, Full Play, una bellissima signora, è un giovane bellissimo in mezzo a un casino di acqua che si divertono da morire, e che se ne frega. Quindi diciamo, lo usavo un po' come elemento, diciamo, di risolutivo per dire la tragicità, insomma, con cui comincia questo problema, poi si lascia andare in quello che poi tutti quanti noi desideriamo, diciamo, il piacere e il riposo. Qui c'è da misurare poco, sembrerebbe, tranne la data, eccetera, tutti sappiamo cos'è, non te ne fai tanto tempo. Quello che mi curiosiva a far vedere è che ne è di questo triangolo rosso qualche anno dopo. Diego Rivera sta male, Diego Rivera vede poco, è appesantito, scazzato. I russi l'hanno trattato a pesci in faccia quando ci è andato. Per un anno sembrava che fosse il grande amico messicano che portava la rivoluzione, eccetera, e gli aprono tutte quante le porte che vengono chiuse sistematicamente mese dopo mese, fino a che a un certo punto letteralmente Diego Rivera scappa da Mosca e non si fa più vedere. Però quando lui, vecchio, stanco e moribondo, è a Mosca, assiste a una delle ultime, in un certo senso, cortei di ottobre. E lì Sitkin avrebbe riconosciuto i triangoli, ma ormai il tempo è passato. Qui, per esempio, andiamo a misurare i triangoli o bisogna studiare la storia della URSS e del Messico per capire quanto sono lunghi questi triangoli? Sono centimetri, millimetri o sono milioni di petrodollari che cominciano a fluire dai pozzi messicani a nord, in Stati Uniti, e non con la stessa ricchezza in Russia? Vabbè, questo qui era quasi un passaggio obbligato, naturalmente. Frida, che mostra le sue gambe tatuate, è il momento ancora dell'amore, insomma, dell'amore corrisposto,
con un po' di intervalli e un po' di varianti, giustamente, che entrambi introducono nei rapporti personali, in cui lei è ammantata da Calle, il fiore della O'Keeffe, mostra le gambe tatuate, e questi sono tra i più grandi affreschi dell'epoca moderna. Sono grandi proprio arealmente. Per vederli bisogna camminare sulle scale, bisogna salire e scendere dalle scale. Adesso, brevissimamente, proprio brevemente, e torno per un istante a Goethe, quando Goethe va a Pestum, di fronte a questi oggetti strani, che non sono il dorico classico, colonne pesanti, che dice colonne che fanno paura, addirittura che terrorizzano, lui risolve la cosa e comincia a camminare. Cammina attorno ai templi, entra nei templi, va avanti e dietro. Solo dopo aver circondato i templi più e più volte, si siede e scrive: ho capito, dovevo pensare alla storia dell'umanità, adesso che ho camminato, adesso che ho misurato, ma col mio corpo, ho capito finalmente perché questa gente faceva delle colonne così sbagliate, così arcaiche. De Sade non può arrivare a questo. De Sade misura perché è francese, misura perché ha un metro, misura perché il suo Dio è ancora cartesio. Misura perché spera che la misura, il digital scroll, dia la realtà, dia la risposta, che capisce che deve camminare lui. Quella è la sua misura, di quella distanza lì. Questo è uno dei più grandi gioielli, poi finiremo con questo signore simpatico, un tantinello fastidioso forse, però sicuramente uno molto intelligente, che era François-Louis Comfort Tiffany, a parte la colazione. Questo è il più grande gioiello che lui ha fatto. È il sipario del Teatro Nacional de México. Un oggetto che ci mette 7 minuti a salire, 7 minuti a scendere, pesa 70 tonnellate. È fatto di vetro favrile, smalto, acciaio, bronzo, vetro, rame. È un oggetto che quando funziona viene da piangere per la bellezza ed è il più grande gioiello mai fatto dall'uomo in un certo senso. Noi finiremo con un piccolissimo omaggio a Tiffany, per questo che ve lo anticipo brevemente. Però passando dal Messico, dinanzi a queste scale gigantesche, ci avviciniamo ai petrodollari. Ai petrodollari messicani. Mr. Goodson, qui direbbe Alfred Hitchcock, speriamo che non sternuti, al famoso film Northwest, speriamo che non sternuti adesso, Mr. Lincoln, perché abbiamo altre cose da fare. In questo momento Goodson sta lavorando alla narice di Lincoln. Adesso, è facile. È anche legittimo prenderli un po' in giro, sta gente. Sono grossi, testoni, Nord Dakota, vabbè, insomma, Centro America così reazionario, antistatalista, su che fesserie. Io sono dalla parte di Crazy Horse, altro che. Vabbè, però provate a pensare di fare una cosa del genere. Chi è andato a vederlo, no? Sottoscritto, naturalmente, tantissima altra gente, meglio ancora di me. Non può non rimanere abbacinato dalla potenza del progetto logistico, perché prima viene fatto un bozzetto di pochi metri di altezza, poi un bozzetto di 6 metri di altezza, poi vengono sistemati tutta quanta una serie di cannocchiali ad alta risoluzione, poi si comincia a sterrare, poi si fanno migliaia e migliaia di piccole cariche di dinamite, poi le cariche di dinamite vengono fatte saltare, poi il granito viene esposto, tutto a 497 metri di altezza per 18 anni senza che una sola persona si facesse male in tutta la durata del cantiere, che andava da meno 40 durante l'inverno a più 32. D'accordo, è vero, fanno un po' ridere. Non tanto Teodoro Roosevelt con il suo pince-nez, però perché sono
sono importanti perché sono grandi? Certo, se fossero più piccoli. Immaginate di ridurli un po'. A che punto cominciano ad essere in realtà ridicoli davvero, cioè irresistibilmente comici? Irresistibilmente comici, cioè che nessun Pieraltoni riuscirebbe a fare digerire un pubblico di persone intelligenti e attrezzate come voi. Eppure questa sembra la dimensione, diciamo, la grandezza giusta. Però il sistema, che è poi, chi è che inaugura? Inaugura il presidente Bush, il padre, un altro disgraziato presidente, è lui che inaugura, diciamo, l'opera finale, quando ormai Goodson è morto e c'è naturalmente suo figlio presente all'inaugurazione. L'opera di Goodson, che ha queste tecnologie elevatissime, è arcaica, è come se fossero i colossi di Memone, una cosa arcaica, fatta a martellate, quasi simultaneamente. A Parigi si fa una cosa enormemente più raffinata, immensamente più moderna, ma le date sono coincidenti, o quasi. Quindi non è un fronte tecnologico che avanza omogeneamente sul fronte delle dimensioni. Quando Bartholdi, ispirandosi probabilmente alla bellezza della sua mamma, progetta la Liberté, non ha la minima idea di cosa voglia dire, cosa sta succedendo, perché lui comincia a fare un bozzetto, poi lo fa di 3 metri, poi a un certo punto c'è questo problema del gesto. Misurare, d'accordo, misurare una statua che fa che cosa? Un certo Richard Brilliant, che è uno storico della scultura inglese, scultura greco-romana, scrisse un libro molto importante che è chiamato Rank and Gesture in Classical Sculpture. Il gesto è legato al rango, ma per i romani, non per i greci. Insomma, altro dice che se ne frega, la vittoria di Samotracia c'ha le braccia o no, anzi speriamo che non le trovino perché sta così bene così, insomma, indipendentemente dalle varie corse con le Ferrari. Però, voglio dire, quando Bartholdi decide il braccio, è ancora a livello del bozzetto, in terracotta, terra, così via, e a un certo punto c'è una scritta, diciamo, in cui loro modificano leggermente il braccio portandolo indietro di 6 centimetri. Diciamo, invece di essere così, è così. Sente evidentemente Bartholdi il problema di scala. A questo punto non c'era niente da fare, si capiva che sarebbe venuto giù tutto. C'era un signore che si chiamava Eiffel, che stava facendo altre cose, soprattutto stava studiando le paratie del passaggio dello Stretto di Panama, di come avrebbe dovuto essere sistemate le paratie dello Stretto di Panama. Questo signore Eiffel, attraverso Victor Hugo, quanto un rigiro di cose francesi, si mettono un po' d'accordo e dice: guardi, non va avanti così, lei non niente da fare, lo vuole grande questa statua, bene, allora la faccia così. Altrimenti non sta in piedi niente. Se vedete qui, a parte il testone, la lieve asimmetria del traliccio interno denuncia il gesto, anticipa il gesto. È lì tutto quanto che si gioca. Se non c'è questo sistema di snodo, di sforzi, le cose non funzionano. Cioè il gesto, così o così che sia, non poteva essere realizzato. La misura non poteva avvenire se non si facevano i calcoli del cosiddetto cremoniano, che noi italiani chiamiamo cremoniano, per fortuna, perché è un aggeggio della teoria delle costruzioni. Se il cremoniano è chiuso, l'oggetto sta su. Se il cremoniano è aperto, l'oggetto casca, basta, finalmente. Anche se la Statua della Libertà, anche se Abramo Lincoln. Ora, lassù in cima vedete appena, diciamo, l'inizio del gesto. Questo qui evidentemente, questo è un irlandese che è tornato a casa evidentemente e si è fatto la sua Liberty, Lady Liberty, e prudentemente ha messo il braccio quasi verticale. Non si sa mai. Brevemente, ci avviciniamo ancora, sì, diciamo 10 minuti, non di più. Questo è interessante quello che succede qui, perché torniamo indietro statisticamente e temporalmente. I padri pellegrini, poveretti, erano arrivati molto tempo prima a Portsmouth,
erano arrivati molto prima e bisognava ricordare questo fatterello, insomma. In questo posto in cui non ci va nessuno, completamente sfigato, nessuna persona perde tempo ad andare in quel posto lì, c'è questa strana statua che è alta i suoi buoni 12 metri, in granito naturalmente, anche lei c'ha un problema di gesto. Cos'è? La fede dei padri pellegrini, eccetera, eccetera. Adesso non stiamo a analizzare la cosa. Quello che è curioso è che questa statua dedicata ai padri pellegrini è un mondo molto, molto diciamo, da lettera scarlatta, non intendiamoci. In realtà, tra i molti suoi costruttori, implica anche un signore delizioso che si chiamava William Rimmer. William Rimmer era un buon scultore, una persona intelligente, che qui compare nel fondo, un bell'uomo. Questo è il suo atelier. Io penso che i padri pellegrini non sarebbero stati contenti a vedere la Venere di Nike, diciamo, di fianco, e soprattutto magari l'hanno fatto un po' opposto, il fotografo un po' malizioso, diciamo, però indubbiamente molto, molto sexy, insomma, questa statua, ecco, diciamo che i pannelli addominali, diciamo, sono molto espliciti, e tutto il resto. Insomma, è successo qualcosa sicuramente, ecco, tra il primo disegno e l'utilizzo finale. Ingegneri, e brevemente concludiamo, perché bisogna misurare non solo le cosiddette opere d'arte, diciamo, ma qualche altra cosa. Questo è il ponte di Baker sul Forth, il primo collegamento alla Scozia inglese, durante la costruzione, in cui i tre segmenti sono ancora separati. I tre segmenti sono le tre grandi, diciamo, strutture, i cantilever, sono ancora separati. E qui mi fa piacere, in due minuti, non di più, narrare una cosa, cioè queste costruzioni in ferro. Qui la precisione della misura deve essere millimetrica, se no va tutto a rotoli. Tour Eiffel aveva una tolleranza calcolata e prevedibile nei fori, in modo tale che tutti i pezzi che arrivavano dalle acciaierie del centro della Francia venivano controllati naturalmente. Perché lo sapevano? Perché i francesi avevano imparato a fare le palle di cannone. E fare le palle di cannone e fare i cannoni con una tolleranza di molti centesimi di millimetro, altrimenti non funziona, vuol dire perdere le guerre napoleoniche. Quindi in questo caso la misurazione del diametro della palla e la misurazione dell'anima del cannone sono quelli che sono alla base della grande industria, diciamo, francese, che poi permette la costruzione della Tour Eiffel. Questa è altra gente, altro carbone, altra roba, altre lingue. Però la cosa affascinante è che prima di lanciare la soletta centrale, Baker aspetta naturalmente che venga l'estate. Aspetta la dilatazione termica dei materiali. Sapete che un oggetto in metallo si dilata di un milionesimo della sua lunghezza, approssimativamente per ogni grado, roba del genere, insomma, è molto più complicato, ma la sostanza che si dilata molto, 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 molto poco. Quella, e tutti erano pronti con le solette galleggianti per portarle su e inchiavardarle ai pezzi, ai piloni, che erano già nell'acqua naturalmente. Quella fu una delle estati più fredde degli ultimi 40 anni. Fu dall'estate più fredde degli ultimi 40 anni. A questo punto che succede? Succede che Baker, grande come Canova, come Michelangelo, grande come i grandi uomini, se ne strafrega. Ordina 250 braceri, i carbone, tutta questa roba viene accesa, messa sotto questo accidente di ponte per 4 giorni, fino a che a un certo punto, quando i fori hanno coinciso, vam, 1 milione di chiodi sono stati infilati dentro. Questo direi che è veramente tecnologia. Questa è la misurazione. Non tante fesserie con i monet più o meno larghi o corti che servono per le compagnie di assicurazione. Vabbè, questo qui è un carissimo. Vogliamo finire? Ovviamente non si poteva evitare. Questo qui è davanti alla National Gallery di Ottawa.
E la signora, come sapete, prima di morire, che è morta molto anziana e molto bella, no? Tra l'altro, ne ha disseminati un po' tantucci di questi ragni. Però, insomma, questi ragni fanno il loro effetto. Perché sono grandi? Boh, non lo so dire. Ma guardate l'interno della testa della libertà. Non pensate che la signora abbia passato qualche minuto nella testa della libertà prima di disegnare un ragno? Beh, insomma, quella è la ghiandola pineale della democrazia, va bene? Che sta nella testa della libertà. E sono convinto che la signora, la grande scultrice, ci mancherebbe altro, poi la signora non c'è più, ci mancherebbe altro, però qui c'è qualche cosa, insomma, che ci avvicina questo ragno un po' troppo grande, questa testa un po' troppo vuota. La fine, che era iniziata col povero Iarbus, per dire che il tempo non si ferma, ma noi col procedere della grandezza delle misure, CinemaScope, 1955, il più grande schermo mai costruito sulla faccia della Terra, sono circa 20, 24 metri, 27 metri, insomma. Bella geggio, eh? Ok. Bene, però non è soltanto che viene ingrandita l'immagine, diciamo, quella temporanea, l'immagine occasionale. Quando Thomas Mann, in Zauberberg, racconta di come Castorp e lui, insomma, lui, insomma, invitano quella povera signora, Faustor, ad andare al Cinescope, a vedere il cinema, lì c'è tutta una storia molto affascinante. Comunque, alla fine, giustamente, si spengono le luci, le immagini scompaiono, e la gente si vergogna, sta lì al buio, e alcuni che decidono di rivedere tutto attendono la luce per rivedere. È il momento drammatico in cui le immagini diventano molto grandi, come sapete, e è il momento in cui appunto... Ora, questo qui, diciamo, è un'anticipazione, questo è naturalmente William Hogarth, è uno degli ultimi momenti in cui la signora nel matrimonio alla moda tradisce il marito con un signore chiamato Lingua d'Argento, e insieme iniziano, poveretti, non ce la fanno neanche, a passare una serata dopo un bal masqué in un posto chiamato il Bagno Turco, a Londra, che non è il marito, lo sa, eccetera, eccetera. Le guardie irrompono, la signora chiede pietà in ginocchio e a piedini nudi, e il marito, che non è presente, muore dissanguato. Qui in basso c'è la spada con cui Lingua d'Argento lo ha trafitto. Ma questa è l'ultima misura, è la misura del tempo puntiforme. Questo è un fotogramma. Guardate, Lingua d'Argento sta scappando in camicia, speriamo che non sia il quarto piano. A questo punto, la velocità con cui il corpo di Lingua d'Argento si butta dalla finestra è tale da spostare la fiamma della candela. La candela è piegata di lato, tutto dura 0,2 secondi. Noi non possiamo non misurare anche questo, i 0,2 secondi del fotogramma. Poi, sì, certo, le dimensioni della stampa sono, per carità, ci mancherebbe altro, ma quello che ci interessa è che quella è l'unità di tempo minimale del tempo moderno. Se io non vedo questi dettagli, il tempo è troppo grossolano. È come misurare la Venere di Milo con un metro a nastro. Brevissimamente, tempi moderni, ma fino a un certo punto. Questo è Parliament Hill a Ottawa, dove c'è un monumento a quattro signore, che forse non lo sappiate, quando uno è lì purtroppo impara queste cose, che le signore, donne in Canada, non avevano diritto, non erano state persone eleggibili in Parlamento, fino al 1946, mi pare, e c'è un monumento molto interessante, che appartiene al cosiddetto l'arte sovietico-canadese. Nel senso che le quattro signore politiche sono molto oversize, sono alte circa 2,5 metri, grandissime, e naturalmente le tazze da tè sono così. C'è da discutere se valeva la pena di fare così grandi, ma insomma.
questo qui mi serviva così perché Vittor Hugo l'abbiamo sfiorato un pochettino, e chi legge naturalmente I Miserables sa che quella notte deliziosa dei bocciosi che passano nella pancia dell'elefante e con sopra un orage incredibile e fuori è la notte più deliziosa del mondo, no? I bambini dormono fra fulmini eccetera dentro la pancia di un elefante, se l'elefante fosse piccolo quel piacere non ci sarei potuto stare. Questi 44 centimetri è un disegno dell'abate Barey, sempre Francia naturalmente, di un mammut grazioso, vero? Col cuore soprattutto. L'ultima o penultima, cambio di scala, Botticelli, Divina Commedia, Male Bolge, questo credo che sia l'unico disegno di un vero bacio che Dante dà a Virgilio, in questo mondo di giganti. Si baciano proprio, lui con gli occhi chiusi, abbandonato, dice, fa di me quello che tu vuoi. Questa è la penultima, Tiffany, è un famosissimo collier fatto con una signora in collaborazione con lui, che si chiama appunto il collier rosa blu o il collier del pavone. L'ultima immagine è lo stesso collier rovesciato che offrono le signore.